professione politico, ovvero come mi attacco alla poltrona e non la mollo per tutta una vita. Al quinto posto Maurizio Gasparri, che si dedica alla politica subito dopo la maturità. Diventa deputato nel 1992 e da 22 anni non fa altro che il parlamentare. Ci è costato 4,9 milioni di euro. Al quarto posto Massimo D'Alema, entra per la prima volta alla Camera nel 1987. Il suo mandato da parlamentare termina lo scorso marzo, ma oggi è presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Sul podio, al terzo posto, Anna Finocchiaro. Inizia con una carriera da magistrato, ma negli ultimi 27 anni ha fatto esclusivamente politica. Agli italiani è costata 5,9 milioni di euro. Al secondo posto il sempreverde Pier Ferdinando Casini, entra la prima volta alla Camera con la Democrazia Cristiana nel 1983 e da allora non ha mai lasciato il Parlamento. Nei suoi 30 anni di carriera politica ci è costato 6,9 milioni di euro. A pari merito con Casini troviamo Altero Matteoli. Per l'ex ministro dei trasporti, gli italiani negli ultimi 30 anni hanno sborsato 6,9 milioni di euro. In cima alla classifica, Giorgio Napolitano. Re Giorgio ha passato più di 40 anni in Parlamento, poi è stato ministro, eurodeputato, senatore a vita e da 8 anni è inquilino del Quirinale. Nei suoi ininterrotti 60 anni di politica ci è costato 13,6 milioni di euro.